PAC è il progetto di fondazione con il Sud delle reti nazionali a cui ANPAS ha partecipato e sta partecipando e sta conducendo in giro per le 6 regioni del Sud Italia. Questo progetto verte principalmente su 3 punti fondamentali. Uno è quello ovviamente dell'accoglienza, ma in che modo accogliere? Accogliere attraverso l'integrazione dei migranti, attraverso l'inserimento dei giovani e quindi poter far trovare all'interno delle organizzazioni un sistema che consenta ai giovani di avvicinarsi e crea aggregazione, crea interesse ai giovani. L'altro è le donne, uno dei temi importanti, un tema fondamentale soprattutto in questi anni. Abbiamo riscontrato una grande partecipazione delle donne nel Sud Italia, io penso ancora più alta che non nel Nord Italia, quindi c'è questa voglia anche da parte delle donne, in particolar modo nelle regioni del Sud, di partecipare attivamente alla vita delle associazioni e di avere anche ruoli di grande responsabilità. Siamo molto contenti di come si svolge in questo momento il percorso di questo progetto, soprattutto perché abbiamo visto una grande partecipazione, un grande interesse da parte delle associazioni. Questo ci fa ben sperare, questo è il terzo appuntamento, oggi siamo ad Enna, quindi siamo all'interno della Sicilia, nel cuore della Sicilia, e abbiamo capito che questo percorso è un percorso veramente importante, un percorso che va allargato maggiormente e abbiamo comunque l'interesse a coinvolgere l'intero movimento nazionale. Viva l'ANPAS e grazie a Fondazione Con il Sud per questo appuntamento.